Seconda domanda, stabilire il verso della corrente elettrica nelle bobine per accendere il campo B che annulla la deflessione elettrica. Abbiamo visto prima che la forza elettrica, vediamo lo svolgimento dettagliato di tutto il problema. Prima domanda, rapporto carica-massa, dimostrare questa formula. Innanzitutto la forza elettrica deve essere rivolta in basso perché il fascio devia verso il basso, quindi il campo elettrico va in alto. Infatti sappiamo che su una particella di carica negativa come un elettrone la forza elettrica ha sempre il verso contrario al campo. Il campo elettrico in alto vuol dire che dobbiamo alimentare il condensatore con una DDP con il polo positivo in basso e il polo negativo in alto. Infatti il campo elettrico ha delle linee che vanno sempre dalla lastra positiva alla lastra negativa, quindi verso l'alto. Per ricavare la formula richiesta dobbiamo scrivere l'equazione della parabola, della traiettoria parabolica. Si procede nello stesso modo visto nella simulazione con le parabole di Thomson. Quindi si scrivono le due equazioni parametriche della parabola, una per la coordinata x e una per la coordinata y. Per la coordinata x sappiamo che il moto è rettilineo uniforme perché la forza agisce perpendicolarmente alla velocità. Quindi la x è proporzionale al tempo, cioè lo spostamento in orizzontale è proporzionale al tempo secondo la velocità v0. Invece la y segue un andamento uniformemente accelerato, un mezzo atti alla seconda, con accelerazione negativa, perché noi abbiamo orientato l'asse y in alto, ma l'accelerazione è rivolta verso il basso. Per non lavorare con accelerazioni negative, allora preferiamo mettere il segno meno esplicitamente qui avanti, quindi un segno meno qua, e considerare d'ora in poi il valore di a positivo. Quindi y uguale meno un mezzo a t alla seconda. Però queste sono le equazioni parametriche, se noi vogliamo l'equazione cartesiana dobbiamo eliminare il parametro t, quindi ricaviamo il parametro t dalla prima equazione, poi lo sostituiamo nella seconda al quadrato e dopo i calcoli viene l'equazione di una parabola. Infatti vediamo che y è proporzionale, questo è tutto il coefficiente della parabola, è proporzionale a x quadrato. Inoltre il coefficiente di questa parabola viene con il segno meno perché questa è una parabola rivolta verso il basso. Poi l'accelerazione in modulo si trova, come sappiamo, dalla seconda legge di Newton, nell'equazione della dinamica. Forza totale uguale ma, ma la forza totale è solo la forza elettrica perché sappiamo che sulle particelle atomiche o subatomiche la forza peso è trascurabile. Quindi è solo la forza elettrica che vale Q per E. Quindi ricaviamo l'accelerazione in modulo, ricordiamo che il segno l'abbiamo esplicitato a parte, e quindi l'accelerazione in modulo è A uguale QE diviso M, cioè EE diviso M perché la carica dell'elettrone in modulo sempre è uguale alla carica del protone, che io chiamo E. Per me la lettera E ha sempre segno positivo, è la carica del protone oppure è la carica dell'elettrone in modulo. Facendo questa sostituzione, l'accelerazione uguale EE diviso M, viene fuori questa formula dove c'è la nostra incognita, il rapporto carica-massa dell'elettrone. Ricavo con la formula inversa il rapporto carica-massa e viene questa espressione qui, in cui ho anche sostituito la X e la Y generiche, XY generiche, con XP, YP. Infatti, l'equazione della parabola vale per ogni suo punto, ma noi in particolare ne abbiamo scelto uno che abbiamo chiamato P e quindi l'equazione della parabola vale anche per lui, YP e quindi XP. Infine questo segno meno si va ad annullare con il segno meno della YP che è questo valore negativo verso il basso, quindi meno e meno si annullano e posso scrivere 2 modulo di YP. Quindi la formula finale è questa, che coincide perfettamente con quella proposta.